Hai mai pensato di scrivere la tua autobiografia? Beh, secondo me dovresti. Secondo me ogni storia merita di essere raccontata, perché in realtà ogni storia, se raccontata bene, può essere interessante. Quindi, soprattutto se hai avuto una vita ricca di episodi, belli o brutti, può valere la pena scrivere la tua autobiografia. E non per forza con l'obiettivo di pubblicarla. Potrebbe avere senso anche solo per te o per la tua famiglia. Voglio fare però una precisazione. Scrivere una autobiografia non significa mettere in bella copia il tuo diario personale e non significa nemmeno fare una cronaca della tua vita. Scrivere un'autobiografia, infatti, non significa ripercorrere giorno per giorno, anno per anno, tutta la tua esistenza. Questo sarebbe un testo molto noioso. Quando si scrive una autobiografia si cerca quindi un filo conduttore, un motivo per il quale stai scrivendo e si cerca quindi di collegare gli eventi della tua vita non per forza trascritti in ordine cronologico per spiegare il tema che tu ti stai dando. Allora bisogna ripartire proprio dalle motivazioni che ti hanno spinto a scrivere. Potresti avere voglia di scrivere la tua autobiografia proprio per lasciare un segno. Magari hai avuto una vita intensa, hai creato un'attività a partire da zero, quindi vuoi lasciare la testimonianza del tuo percorso. Questo potrebbe essere veramente molto interessante, soprattutto per i tuoi cari. Oppure potresti avere voglia di spiegare le tue scelte, di spiegare i vari passaggi della tua esistenza e chiarire prima di tutto a te e poi a chi ti leggerà perché hai agito in un determinato modo o perché ad un certo bivio della vita hai svoltato a destra e non a sinistra o viceversa. Ancora un altro motivo molto valido per decidere di scrivere la propria autobiografia è quello di voler fare ordine nei ricordi e ti assicuro che questo è un motivo che poi si rivela direi addirittura terapeutico. Mi è capitato di lavorare veramente con tante persone che hanno cominciato a scrivere la loro autobiografia pensando che la loro vita si fosse svolta in un certo modo e poi in realtà andando a scavare nei ricordi, rimettendoli in ordine, sono venuti fuori degli schemi di comportamento, delle ripetizioni inconsapevoli che hanno dato un senso poi a tutto. Quindi uno dei risvolti fondamentali dello scrivere un'autobiografia è proprio quello di capire il presente grazie all'analisi del passato. Noi andiamo a ripescare tutti gli episodi che ricordiamo della nostra vita, li scriviamo, li mettiamo in ordine e inevitabilmente questo ci aiuta a capire perché oggi siamo dove siamo e perché oggi siamo diventati esattamente così come siamo. E questo porta all'ultimo e più grande risvolto, a mio avviso positivo, dello scrivere una autobiografia, e cioè fare pace con te stesso, fare pace con i fantasmi del passato, fare pace con i rimorsi, fare pace con i rancori, fare pace con chi non c'è più, ma fare pace soprattutto con chi resta. Dunque, se anche tu prima o poi hai pensato quasi quasi scrivo la mia storia, sappi che ha veramente senso farlo. Non ha importanza se poi sarà un libro da pubblicare. L'importante è che tu lo faccia per te stesso. Troverai infatti nella scrittura autobiografica un senso profondo a tutto quello che hai fatto e già solo questo, a mio avviso, è un motivo sufficiente per metterti a scrivere.